deciso. La inviterai alla festa d'autunno. Non ci verrà mai con me. Peccato che non esista il modo di saperlo in anticipo. Aspetta! Non te la perdonerò mai. Che cosa dice? Ha detto di sì, fratello! Oh, mi dispiace un sacco. Ah, non importa. Andrò al ballo d'autunno con Lisa Waters. Aspetta, scriviamole di nuovo. Non è che stiamo sognando, per caso? Dove siamo? Quei due laggiù non mi piacciono. Guarda, Mitch! Una roccia. Hai mai visto una roccia rettangolare, idiota? So io cos'è. È la mia nuova fibbia. Il mio telefono. Devo ancora finire di pagarlo. Dobbiamo riprenderlo. Chiedo scusa. Stavo guardando i vostri costumi. Bello quello nero. Che vuoi, amico? La tua fibbia nuova è di mio fratello. Beh, se è così, prendila. Sembra che il ragazzo sia rimasto colpito dalla mia cintura. Ridi? Non l'ho capita. È stato colpito dalla mia fibbia, ma nel frattempo l'ho colpito col piede. Ho fatto una battuta fenomenale. L'hai capita? No, in realtà non l'ho capita. Lascia stare. Andiamo. Due veri cretini, eh? Quei due cretini erano due autentici cowboy, Dave. Le cuciture delle loro selle erano fatte a mano, non a macchina. Ed è una cosa che non esiste nel 2016. E quindi? Quindi, secondo la teoria Brennan Manley, il salto nel tempo è possibile con un dispositivo che distribuisca abbastanza energia attraverso lo spettro temporale. Credo di aver inventato la macchina del tempo.